Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze. Sono incazzato nero, minchia. Sento quelli che si chiamano esperti dire che è una sorpresa che il Brasile è uscito, che l'Argentina è uscita. Per favore, ragazzi, che la Spagna e il Portogallo sono uscite. No, 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 dai, fate i bravi, non ci sono sorprese, dai. Su, analizziamo bene, dai. Secondo voi, il Brasile, chi ha di così forte per andare a dire che è la favorita del mondiale, per vincere il mondiale più del Belgio? Cioè, analizzate bene gli uomini, no? Tatticamente, tatticamente e tecnicamente. Ok, tecnicamente si può discutere che sono un po' più forti, ma non è abbastanza, non c'è scritto da nessuna parte che i giocatori tecnici debbano vincere tutti i mondiali. Ma sapete da che anno è che non vincono più un mondiale il Brasile? Ma di che cosa state parlando? È dal 2002, eh? Da Luiz Nazário da Lima, 2002, protagonista assoluto, ragazzi. Ma di che cosa stiamo parlando? 2006 non pervenuto. 2010 non pervenuto. 2014 ne ha presi 7 dalla Germania. È la stessa Germania? Cos'è che andate ad analizzare? Il Bayern Monaco negli ultimi anni cosa fa in campo europeo? Che è la squadra che dà più nazionali? Ditemelo voi. Cosa fa il Bayern Monaco negli ultimi anni? Perché deve andare a vincere il mondiale la Germania? Perché deve vincere il mondiale? Perché? Non lo so. Spiegatemelo voi. Perché la Spagna deve vincere il mondiale? In base a che cosa? Dove c'è scritto? Con centravanti, cos'è? I centravanti che hanno. Non, il Barcellona non sta vincendo più le Coppe dei Campioni, ragazzi. Che è la squadra che dà più giocatori. Dai, fate i bravi. È normale che possano uscire, eh? È un mondiale, eh? Poi chi è che c'è l'altra sorpresa? L'Argentina. Ok. Messi, quanti anni è che non vince più in Europa? Dybala cosa ha vinto in Europa, ragazzi? Agüero cosa vince? Fate i bravi, dai, per favore. Non sono sorprese che escono perché va a vincere un Belgio, un'Inghilterra, una Croazia. Sono sorprese fino a un certo punto. Se guardiamo la storia, sono d'accordo con voi. Ma il calcio va avanti, si evolve, non è solo storia. La più grande partita di basket mai giocata a pallacanestro, no? Siamo alle porte periferie di Barcellona, in una piccola palestra, 1992. Questa è stata la più grande partita di tutta la storia del basket, lo sapete, no? Ve lo spiego io. Allora, si trovarono i 10 migliori giocatori degli Stati Uniti, no? Che erano là con la squadra della nazionale. E giocarono una partita incredibile, 5 contro 5. Alla fine della partita più bella della storia del basket, vinse la squadra di Michael Jordan. Tornando negli spogliatoi, la storia finì e lui disse: "Ragazzi, da oggi c'è un nuovo sceriffo in città. Può darsi che sia arrivato il punto che ci siano dei nuovi sceriffi anche nel calcio." Ok, ragazzi. Non è un problema, non vedo tutte queste sorprese. La sorpresa più grossa a livello di uomini può essere davvero se va a vincere un mondiale una Russia o un'Inghilterra. Poi per il resto io non vedo grandi sorprese. Il giocatore più importante del mondiale fino adesso a livello tecnico, tattico e intelligenza calcistica gioca nel Belgio, no? Ma uno che ha giocato al pallone queste cose le vede, no? Non vi devo dire neanche il nome, me lo dovete scrivere voi chi è. Il giocatore più intelligente del mondiale. È solo quello che allenava la Juve che non è riuscito a vincere niente quest'anno con lui. O forse ha vinto la Coppa d'Inghilterra che non è male. Fate i bravi, vi dico solo questo. Dove gioca il giocatore più intelligente, tecnicamente e tatticamente, di questo mondiale? Gioca nel Belgio, ragazzi. Ma
Poi il giovane più forte dove gioca? Non gioca nell'Argentina, non gioca nel Brasile, gioca nella Francia. Nel Brasile gioca il più grande attore della storia degli ultimi 10 anni nel calcio. È bravo, ma è anche un troppo attore. A questo punto inganna anche degli arbitri, li inganna. E non va bene, è un'arma a doppio taglio giocare così. C'era anche un grande centravanti che era così come lui, si buttava per niente. Il più famoso di tutti è Pippo Inzaghi, lo conoscete, no? E allora, comunque, questo era solo un mio sfogo per che dirvi che vedo troppe facce sorprese dei risultati. No, è un bellissimo mondiale fatto da... cioè, meno tattica, meno tatticismo, infatti ci sono meno supplementari, meno calci di rigore fino adesso, eh? Questa è la cosa che si nota di più, e questo vuol dire che appunto perché c'è più tecnica, più velocità e più talento. Il bello del calcio, onore, perché a livello tattico, ragazzi, c'è poco, siamo fermi ancora al Pepe Guardiola, qualcosa di nuovo, siamo fermi a 10 anni fa, al Mourinho col Porto, ok, che con 4 scaccabarozzi ha vinto la Coppa dei Campioni, la Coppa UEFA, quindi fate i bravi. A livello tattico non c'è niente da inventare, e allora viene fuori il talento, il fisico e la tecnica abbinata all'intelligenza, ok? E sta uscendo il Belgio, ma non è una sorpresa, non è una sorpresa per chi osserva il calcio in una certa maniera, o anche per chi l'ha giocato, soprattutto per chi l'ha giocato un minimo, no? Dai, fate i bravi. Vedere giocare Hazard è come vedere giocare un giocatore di calcetto, di calcio a 5. Guardate con quanta facilità ha una visione con gli occhi a 180 gradi, quasi sempre, nel momento che ha il pallone prima, 2 secondi prima e 2 secondi dopo. E questo che lo fa eccellere un po' più rispetto agli altri. Ragazzi, adesso vi lascio perché mi sembra un po' troppo. Ciao.